Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera. Spegni la luce, ci stanno riducendo al buio. Governo, se ci sei, batti un colpo. Ciao, sono Giovanni Villino e questo è Scala a Grado, un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo. Il governo si è fatto sentire, non c'è stato bisogno di fare una seduta spiritica. Parliamo del caro bollette. La crisi energetica è stata più volte al centro degli episodi di Scala a Grado. Bene, adesso il Consiglio dei Ministri è al lavoro, c'è questa fase 2 del governo Draghi e il caro bollette è all'ordine del giorno. Si farà il punto sugli interventi di carattere economico che ci sono da fare, anche perché l'Italia deve ripartire. Ma da quanto tempo sentiamo sta frase, l'Italia deve ripartire? Beh, l'Italia deve ripartire e non può certo inciampare sulla crisi energetica. Su questo tema c'è subito da dire che si fanno i conti con le bollette che cominciano ad arrivare alle famiglie e alle imprese. Ci sono aumenti davvero notevoli. A livello di governo si era tutto fermato per la discussione attorno al Presidente della Repubblica. Beh, adesso si è sbloccata questa situazione e si dovrà scrivere quel documento di economia e finanza, il DEF. Bisogna rivedere i conti pubblici, resta da capire quanti miliardi sono necessari per rispondere a questa emergenza. Già nelle settimane scorse si era parlato di misure contro il caro bollette con una dotazione di circa 5 miliardi e mezzo di euro. Ma come arginare queste bollette salatissime con cui stiamo cominciando a fare i conti? C'era stata anche una proposta dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'idea sul caro bollette era quella di tramutare una percentuale di questi incrementi, ovviamente sulla base delle disponibilità finanziarie degli appostamenti di bilancio, in un credito d'imposta. Questo servirebbe per andare a compensare debiti erariali o contributivi di maggio e giugno. Non sarebbe quindi un aiuto a pioggia, scrivono, come è avvenuto in passato, ma una energy credit che si andrebbe a generare a seguito appunto della presentazione di un'istanza telematica. Ma tutto questo basterà? Di fatto quello che ci apprestiamo a vivere è un fatto di portata notevole. Notevole per le finanze familiari, notevole per le attività commerciali, per le imprese. Ma ascoltiamo l'avvocato Alessandro Palmigiano, intervenuto nei giorni scorsi a TGS, Telegiornale di Sicilia. Sicuramente ci sono due fattori. Da un lato c'è un maggior costo dell'energia che chiaramente a livello internazionale si riflette poi sui costi delle bollette e quindi sugli aumenti. Per quanto riguarda poi nello specifico l'Italia, c'è anche un passaggio da un mercato tutelato a un mercato libero, per cui dal 1 luglio una serie di soggetti, le microimprese e le imprese più piccole, quindi quelle che hanno dai 10 ai 50 dipendenti o sotto i 10 dipendenti o comunque fatturati modesti, sono stati passati automaticamente ad un gestore che aveva vinto una gara. Questo appunto nell'ambito della previsione del passaggio, con delle tariffe predeterminate. Queste però si sono rivelate più care, per cui molti, al di là dell'aumento che c'è stato periodico e continua a esserci, si sono trovati improvvisamente con un diverso gestore e con delle bollette molto più care. Questo accadrà anche per i consumatori. Ciao, sono Giovanni Villino e questo è Scala a Grado, un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo.